Un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Potenza, con il capo procuratore Francesco Curcio, ultima indagine prima del trasferimento a Catania, in piena sinergia con la Guardia di Finanza di Potenza e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, ha fatto scattare diversi arresti per reati legati soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della DDA di Potenza è stata quindi data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare a carico di diversi indagati. Il blitz è scattato alle 4, sono stati coinvolti circa 100 militari, anche le unità citofili e un elicottero dei carabinieri che ha volato sopra Sala Consilina in piena notte. L'ordinanza ha riguardato 23 soggetti indiziati di reati tra il territorio del Vallo di Diano, soprattutto Sala Consilina e Padula, e il capoluogo lucano, destinatari di varie misure personali. Numerose le perquisizioni e c'è un sequestro preventivo di circa 100.000 euro. Fondamentale nelle indagini il lavoro dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Martino Galgano. Sulla base degli indizi raccolti emergerebbe che il ruolo centrale era del salese Luigi Terruzzi, che avrebbe svolto le attività contestate anche nel periodo in cui era detenuto nella casa circondariale Santoro di Potenza. Lo stesso avrebbe goduto della complicità dei suoi familiari Cristian Terruzzi, Giusy Maria Terruzzi e Michelina Ginetti, oltre che dell'appoggio di Pietro Palladino, tutti originari di Sala Consilina. Secondo le indagini, l'organizzazione criminale avrebbe avuto la finalità di commettere una serie di delitti, tra i quali l'acquisto di sostanze stupefacenti, c'è stato anche un sequestro di circa 2 kg di hashish. Poi è emersa anche la corruzione di un pubblico ufficiale, un agente della polizia penitenziaria all'epoca dei fatti in servizio nella casa circondariale di Potenza, finalizzata all'ottenimento di illeciti favori da parte dell'agente in ambito carcerario. È ancora emersa la costituzione e l'attribuzione a terzi consociati o meri amministratori formali di numerose società al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. 5. La società nei guai. E infine è anche emesso una truffa all'INPS.